un piede carbone che ti guarda lassù. Thank you.
Arrivano! Dobbiamo mettere la maglia gialla! No, no! La maglia gialla per la situazione di mezzo vantaggio, vediamo chi è! Provarci l'ultimo chilometro, inizialmente non stava andando come volevo perché mi sono trovato in mezzo al gruppo, poi sono riuscito a trovare un buco esattamente all'ultimo chilometro, anche se c'erano i treni ho provato lo stesso, è andata bene. Ecco l'assessore allo sport del comune di Fabiano, se vincevo un questione così magari no, te l'ha fatta apposta per te, io l'XF, non sento l'applauso, forza! Tra qualche minuto inizieranno le premiazioni di questa manifestazione denominata la 64esima Coppa Caduti di San Lorenzo. Vorremmo ringraziare gli organizzatori, la Libero Ferrario, gli sponsor e tutte le persone che praticamente hanno contribuito per far sì che questa manifestazione, che è la 64esima edizione, possa continuare a essere effettuata e anche in un futuro continuare a fare. La medaglia d'oro offerta praticamente dal ciclo cooperativo Fratellanza va al primo classificato che si chiama Colnaghi Luca della Birichbello Bike in PTCM. Premia il vicepresidente e il consigliere del circolo di San Lorenzo, il signor Ronchi, e tra virgolette il vicepresidente signor Crosta. Ok, un applauso al primo classificato che diventa anche campione provinciale. Ed è la Biringhello e naturalmente la premia dalle mani del nostro vice, del nostro assessore allo sport Scalvini. E anche compleanno di compleanno, che bel regalo che avete fatto, eh? No, via, via! Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e dandovi appuntamento alla prossima edizione vi auguriamo una buona giornata a tutti.